Ok, signore, ci siamo salutati nell'ultimo episodio, è successo il delirio, praticamente la nostra moglie stava per morire, abbiamo avuto come si dice, il cuore in gola così per tutto il video. Fortunatamente è andata per il verso giusto, se non per Iron Mike, che purtroppo è morto. Tutto questo a causa di Schizo, che è il più grande figlio di Troia che abbia mai conosciuto nella storia videoludica. Ma qua c'è il cagnolino, possiamo parlarci? È una missione. Ah, l'osso che ho preso per il cane. Ma che cosa bellissima! Ma che bello! Mi abbiamo dato l'osso, bellissimo, raga. E qua cos'è? Scorta di munizioni tattiche. Oh, la 4 Molotov. Mamma mia. Bene, andiamo avanti, raga, vediamo che succede. In teoria stiamo radunando un pochino il nostro mini esercito. Dobbiamo colpire la milizia prima che lo facciano loro. Come procede? Guarda qua che cazzo abbiamo fatto. Ehi, hey Dick. Ehi, questo cos'è? Beh, Chiedi a lui. un camion è come un carro armato. Così ho pensato di riconvertire questa. Porca vacca. Credi funzioni? Vediamo subito. Mamma mia, ragazzi, sfondiamo i cancelli con questo. Ok. Ah, sì! Balla grande! Ora va riempito. So dove trovare il fertilizzante. Vi chiamo appena ho fatto. Ok. Scusa, cioè mi vogliono dire che loro prima hanno montato tutta la struttura e poi Vediamo hanno quale testato se potenza il camion abbiamo. funzionava. C'è un Incredibile. canile non lontano Va da bene. Sisters. Avevamo un Ok, guida cinghiale fino nella al zona, ranch di ma non Iron ce l'ha Butte. mai. In questo modo dovremo procurarci il fertilizzante. Si Sarebbe trovano adesso, stupendo. orecchio di ombre. Vedete, minchia, adesso immaginate le orde composte Dick, da ci sei? colossi, Sì, mutanti e varie certo, cose. Vicky, ci sono. Volevo solo dirti grazie per essere tornato ad aiutarci. Mi spiace solo che fosse troppo tardi. Fermeremo Schizzo. Ci riusciremo, vero? Minchia, se Certo. ci riusciremo. E devi sapere che mi spiace per tua. Per Sara. Posso solo immaginare cosa stai provando. Perdere una persona 2 volte a quel modo. Ehi, non l'ho ancora persa. Stiamo costruendo una bomba gigante, ricordi? Beh, è bello riaverti tra noi. Lost Lake ha bisogno di te. Ehi, Ricky. Ah, non è stata colpa sua. Sappilo, di Iron Mike. Intendo, lui ha fatto quello che riteneva giusto. Lo so. Ricky, chiudo. Razziatori. Oh, il diavolo, avrei dovuto stare attento. Vabbè, finiti i dialoghi, direi che posso skippare tutto. Dick, ci sei? Ma non finiscono mai i Schizzo? dialoghi, il problema è questo. Oh, hai un bel fegato, Oh, Jack. Schizzo, guarda sto figlio di puttana. Eccoti, fratello. Ascolta, io ho provato a impedirlo, sul serio, che sparassero ad Iron Mike. Non volevo che finisse così. Sì, bene, di che sto arrivando. Capitano, chi hai tradito per meritare una promozione? Questa faccenda della milizia è una stronzata, lo sai. Fratello, devi ascoltarmi. Non sono tuo fratello, Schizzo. Ok, volevo che sapessi che quando curi ti ha liberato. Ma dai, ma vaffanculo. Stai scherzando, vero? Avevamo Stai amiaboli scherzando che e compaio da qua? eravamo Dai, porca amnistrati. puttana. Ci vediamo direttamente Così, sul così punto. veloce. E insomma, al colonnello, l'idea è piaciuta. Per cui mi ha messo al comando dell'arca, perché la protegga. Ora lei fa rapporto a me, Che cosa cazzo di nuovo? Scherzo. Fratello, volevo solo avvisarti. Stanno arrivando, non posso fermarli. Stanno arrivando e stavolta il colonnello andrà fino in fondo. Beh, faccia pure, non fuggiremo. E quando sarà qui stavolta, troverà l'accoglienza che merita. Ehi, Dick. Capitano, Mi il servirò colonnello poco. aspetta. Arrivo, cazzo, sparisci! Ehi, Dick, ascolta, io devo andare. Ma porterò i tuoi saluti al tenente Whittaker. Capitano Sarkozy, chiudo. Bene. Vaffanculo, Schizzo.
No, vabbè, ragazzi, cioè, allora, vi ho fatto ascoltare il dialogo, non ho ancora raggiunto il punto dove eravamo prima. Intanto ci sono ancora i repugnanti, non me l'aspettavo. Ma comunque, ragazzi, il radiante schizzo è diventato Vic, ci sei? capitano e Sì, in certo, più Vicky, ci sono. lei, cioè, Volevo è solo dirti grazie per essere con tornato a Sara. guardarci. Mi spiace solo fosse troppo tardi. No, fermeremo Schizzo. Ci riusciremo, vero? Esatto, E devi sapere che mi spiace per tuo padre. lo fermeremo. Capotana. Per Sara, posso solo immaginare cosa stai provando. Cioè, raga, lui è con Sara e poi E con devi tutte queste sapere che mi spiace battutine per tuo qua, padre. porte... No! Per Sara, posso Minchia, la solo prima volta che immaginare lo cosa stai vedo. provando. Oh, figlio Perdermi di nessuno puttana, trova modo. Ricchi! Vuoi chiamarmi Ehi, dopo, non l'ho ancora porco del perso. tuo Stiamo mondo? costruendo una bomba gigante, ricordi? Beh, è bello riaverti qui. Lo Snake ha bisogno di te. È a Sta terra! Ehi, Ricchi! puttana! Non è stato Smarrito! così. Alla Abbiate luce! paura, Iron Man. Vai con i Un po' vi odio, guarda, corpo a corpo, di verità per le morti più atroci del figlio. A spari in culo. Mamma mia, raga, porca puttana, non vedo l'ora di arrivare e vedere che cazzo succede se non muoio. Anzi, a proposito, farei un salvataggio. Vita di qualcosa, ma non so cosa. Sono in zona, in teoria. Non ho ben capito. Domina l'orda. Un'orda! Devo toglierli di mezzo prima che arrivi Ricky, altrimenti ce li trascinerà addosso. Ehi, Boozer, di a Ricky che servirà tempo. C'è un terreno di caccia dell'orda davanti a noi. Porca Un'orda. puttana. Vuoi che io e Ricky andiamo lì? Ti serve aiuto? No, no, no! Ho già imparato sulla mia pelle che è meglio affrontarli da solo, altrimenti ce li spingiamo addosso a vicenda. Sì, ok, va bene. Tra l'altro, Ricky dice che, insomma, ora sei a capo della sicurezza, giusto? Potresti, non so, restare al campo, uccidere il distintivo, dare ordini, iniziare così. Oddio, raga. Davanti a noi. Vuoi che io e Ricky andiamo lì? Ti serve aiuto? No, no, no! Ho già imparato sulla mia pelle che è meglio affrontarli da solo. Altrimenti ce li spingiamo addosso a vicenda. Ci siamo. Quasi. Quasi fatta. Oddio, raga, penso di... Perdonatemi se avete visto tutta questa scena in completo silenzio, ma è giusto per darvi l'assaggio di che cos'è un'orda. Un coglione. Ecco cos'è un'orda, raga. Ok, raga, siamo quasi arrivati, in teoria svolto di qua e siamo arrivati a destinazione. Dovrebbe essere un campo da golf dei ripugnanti dove possiamo ottenere questo fertilizzante. Ecco qua Ricky e Boozer col camion. Ehi! Mi Ehi! serve quello cos'è? Un regalo di Ricky. Per la moto è presto, ma posso cambiare marcia su un camion. Wow! Che Puoi incredibile, raga. fermarti lì?
Ok. Bene! Dovrebbe andare! Ok, cosa manca? Il creosoto. Ti chiamo quando sono pronto. E dove li trovi 100 galloni di creosoto? Non lo vuoi sapere. I rottami servono sempre. Ecco. Un altro attacco della milizia. Dove cazzo stanno attaccando? Guarda qua. Va bene, ci liberiamo questi due campi. Ah, questi sono i ping delle orde. Bella minchia, poi queste qui me le vado a fare. A questo punto la cosa meno importante sono proprio per quanto riguarda le munizioni, perché alla fine quelle lì possiamo recuperarle sempre dalla moto, possiamo comprarle alle avamposti, oppure alcune cose possiamo comprarle pure all'avamposto, tipo le granate, però le molotov, queste cose qua mi pare che non le ho viste io negli avamposti per poterle acquistare. Comunque ci rimane l'ultimo avamposto della milizia, andiamo a questo qui che siamo già qua. Questi sono dei predoni, non erano quelli della milizia. Puttana, i colpi che spreco. Oh, ma che cazzo? Leo di dar cazzo. Ok, raga, abbiamo liberato tutti i tre campi che avevamo da liberare della milizia. Nulla di interessante, a parte qualche strage qua e là. E adesso possiamo finalmente tornare alla cavavendo di Copland. Abbiamo lottato il mondo delle risorse, ci siamo creati quante più cose possibili. Le munizioni stiamo un po' scarseggiando dell'assalto, che l'ho usato molto pur di evitare di spardare colpi tipo granate, varie cose che ci potranno servire, dato che adesso in giro ci sono le orde così a caso, e se non abbiamo l'ambiente che appunto ci para il culo, ci possiamo ritrovare malissimamente male. Direi di quindi dirigerci verso l'accampamento di Copland e vediamo come va. Secondo me tutti gli avamposti si uniranno alla causa, comunque io la Forza, vedo buttatevi così. dentro. Che è successo? Un altro attacco. Pedone sulla superstrada. Facciamo una squadra e inseguiamoli. Non guardare me non è un mio problema. Hanno preso Manny. Hai mandato Manny a caccia di scorte. Io coordino il campo, Dick, ma non impongo niente a Va al nessuno. diavolo, Coop! Vabbè, Manny è quello che doveva lavorare sulla nostra moto. Quindi lui penso che ci darà poi dei pezzi speciali, mi auguro, più avanti. Quindi è meglio salvargli il culo. Sì, magari non in questo modo. Lo sapevo, lo sapevo. Fare il culo. Lo aspettavo stavolta. La prima volta invece mi ha colto di sorpresa. Meno male siamo predoni, siamo abituati al peggio. Oddio, al cazzo. Scusami, voi di alleato. Oddio, ma è stato sparato dal fuoco amico. Ah no, ha preso la trappola. Ma è morto, è vivo. Attenzione, ci ha messo 35 minuti per morire. Cazzo, loro le piazze, le loro ci cascano. Questo è vero. Cazzo, devo ricaricare. Guarda questo qui che mi si mette di lato, a caso. Fatto un altro. Di dietro. Ciao, Manny. Cazzo è possibile? Parlava una femmina. Comunque abbiamo salvato. Sì, ma c'è un'orda dietro il cancello. Non ti avrei lasciato morire. Pensaci, sei l'unico che sa rimettere a posto un carburatore. Penso sia un problema questo. Ok, arretriamo. Lentamente. In silenzio. Oddio! Guarda dove cazzo comparisce! Posso solo sperare che questo bastardo muoia in tre colpi. Uno, due, tre. Dubito che questo qui accade, però posso farlo attaccare dai furiosi. Non solo lo ferisco, ma rompo il cancello e la faccio attaccare da tutti gli zombie dietro il cancello. Secondo i miei calcoli dovremmo riuscire a fare qualcosa. Questa non la voglio guardare. Ci sei quasi! Sto aspettando che loro facciano il lavoro sporco per me. Che ci facevi qui in giro?
Non lo so, è che non partimo in spedizione da mesi. Iniziavo a sentirmi in colpa. Volevo fare la mia parte, capisci? Qui fuori è pieno di stronzi. Ma pochi sanno riparare i mezzi su cui mettono il culo. Sì, già, me lo diceva anche Cope. Per una volta sono d'accordo con quel bastardo. Quindi come la vedi? Ne usciremo mai? Uscire da cosa? Da questo schifo in cui ci si ammazza a vicenda. Manny, hai idea di quanti detenuti ospitavano le carceri prima che scoppiasse questo casino? Solo in America, intendo. Non saprei. 2,5 milioni. Se contiamo quelli in libertà condizionata, arriviamo a circa 7 milioni. Una persona su 35 quindi se ne sbatteva le palle della legge. E stiamo contando solo quelli che erano stati arrestati. Merda. Puoi farcela da qui? Sì, sì. Ehi, Dick, sono in debito. Sarei morto se non fosse per te. Manny, testa bassa. Se vuoi mangiare, capito? Però. E ora vattene da qui. Vabbè, è simpatico, Manny, dai. È un tipo a posto, un tipo in gamba. Missione completata, testa bassa e lavorare. Fiducia di Coppola 90, proteggere i deboli. A sto punto, qualcosa da parte, raggiungi la segheria. Vediamo adesso che cazzo accade. Andiamo. Piace così? Porca puttana, se l'ho freddato quello, raga. Minchia, raga, c'è un'altra orda. Esterne lì dentro e dovrebbero contenere il creosoto che serve. La vecchia segheria, che io sappia, è invasa da un'orda. Un'orda bella grossa. Sì, questo. Questo lo sapevo anch'io. Continui a volerti far ammazzare. Anche dopo aver ritrovato la tua signora, Dick. La riporteremo indietro. Boozer, no, no. Senti, posso farcela. Tu stai pronto. Ti chiamerò quando potrai entrare con il camion, ok? Deacon, chiudo. Oddio, raga, ho sicuramente i modi per fuggire, ma sono decisamente troppi. Non abbiamo più esplosivi o robe. Aspetta, abbiamo ancora i diversivi. Oh cazzo, raga, non so cosa minchia fare. Manca poco. Ma manca. Io come. No! Calma, 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 che ce la stiamo facendo, raga. Sta scena ve la metto tutta giusto per vedere il panico negli occhi di un uomo. Devo cercare di farli passare in punti dove posso guadagnare del tempo. Oh. Nick. Dimmi, Ricky. Boozer sono dice pieno che di taglie. Ah, sì, e Boozer è un gran chiacchierone. È il ca- no, raga, ma sta cosa è una. Dai, mi sono fatto un'orda così l'ho buttata senza prendere le taglie. Non sapevo ci fosse un limite. Nick. Mi sono perso il meglio. Yeah. La prossima volta io guido il camion e tu pensi ai furiosi. Perché no? Ok, adesso accosta laggiù. Come vuoi. Ok, bene. Ora torna al campo, ci vediamo lì. Ok. E Boozer, guida con prudenza. Cosa credi? Che mi faccia saltare in aria? Mamma mia, raga, che missione. Ragazzuoli, io per questo episodio vi saluto anche. Sterminatore di Orde. Oh! La proveremo. Per questo episodio, raga, io vi saluto. Vediamo se posso ritornare a un accampamento, vendere le taglie e ritornare qui per vedere se riesco a riprenderle. Ehi, Dick, ci sei? Alla prossima, vedemi. Sì.